Comunque io ripeto, sono contento del primo tempo, anche se abbiamo giocato un po' più lungo, visto che avevamo sugli esterni più spazi. Buonasera, mister. Soprattutto nel primo tempo, se è d'accordo che sono arrivate tante indicazioni positive per il movimento, che anche per i movimenti che hanno fatto è quello il lavoro che vuole vedere? Sì, anche se oggi perché era scritto, nel senso che Frosinone gioca con tre centrali abbastanza. Buonasera, mister. Le volevo chiedere, lei è preoccupato per la sterilità offensiva di questa squadra? Non siamo abituati a vedere squadre di Zeman che segnano con così tanta difficoltà. Al Pescara, lo dicono i numeri, nelle ultime. Può essere contenti, come poi la mia squadra dovrebbe giocare per fare i gol. È vero che sono criticato per fase difensiva, di solito fase offensiva viene, ma lì ci va l'applicazione anche. Campagnaro, seconda partita a mio giudizio particolarmente positiva per la base, è diventato a questo punto un riferimento. Vabbè, Campagnaro quando sta bene è sempre un giocatore superiore alla me. Se Ricocco pensavo di sfruttare la giocata dentro area, dove poi non, penso che non l'ha mai toccata, però. Diciamo, ecco, io vado un po' in linea con le domande che hanno già fatto i colleghi di Pescara. Le due partite sembrano in fotocopia, primi tempi del Pescara, secondi del Frosinone. Ecco, lei in questo può dire che. Equilibrato anche quello, poi come nel calcio giustamente decidono gol e i gol li ha fatti Frosinone. Noi avevamo forse lo stesso numero di calci d'angolo come loro, però noi non ci siamo. Detto, il Frosinone è la squadra che le piace di più in questo campionato, ovviamente oggi suppongo che ha avuto la conferma. No, pensavo che era più difficile, cioè non pensavo di prendere tre gol, ma pensavo che era più difficile bloccare Frosinone. Cioè, a parte quelle due palle è un tiro da 30 metri, siamo riusciti a fermarle. Io prima parlavo di squadra più organizzata e più compatta. Ecco, lei alla conferenza stampa di presentazione di questa partita ha detto: ora siamo più squadra. Il siamo più squadra è stato tramutato in campo. Spero che non peggiorerà, è normale che uno si augura che cresce, ripeto, inserimento dei nuovi, spero che capiranno quello che vogliamo giocare e ci aiutano a crescere come squadra, dico singoli che pensavano a risolvere problemi. Confrontando le due partite, quella dell'andata e questa qui di oggi, quali sono le principali differenze o se ci sono state delle affinità dal punto di vista dell'atteggiamento, ma anche dal punto di vista tattico della sua squadra? Quella fu una partita rocambolesca anche per l'esito finale. E soprattutto appunto andando ad interpretare diciamo, tutta l'evoluzione nel corso di un intero girone da parte dei suoi ragazzi, insomma, se ci sono stati dei miglioramenti in tutti questi mesi. Rispetto alla partita a Pescara, io penso a Pescara Frosinone ha dominato, sì, tutta la partita anche se eravamo sopra di tre gol. Oggi penso che, ripeto, una partita che di solito viene risolta dall'episodio. Alla vigilia aveva avvertito i suoi di fare attenzione al centrocampo del Frosinone, eppure l'abbiamo vista molto arrabbiato durante la partita per le tante palle perse dal Pescara a centrocampo. Sì, ma ogni tanto sì, noi perdiamo spesso palle difficili, spesso si sbagliano, ma sono quelle che risolvono le partite. Chiudo con una considerazione. Fotografando la partita si può dire che sostanzialmente, valutando anche le azioni offensive sue, le parate del portiere del Frosinone, la differenza la fanno tra i portieri e l'invenzione di Ciano, poi da là la partita è esplosa, ma fino a quel momento la differenza l'hanno fatti i due portieri e un'invenzione, secondo me, di Ciano, o no? Grazie. Magari per uno che guarda così dice è parabile, però se non si para si prende il gol.